I miti di Korkol sono un gioco di ruolo a narrativa condivisa, inquadrabile nella categoria dei masterless, anche se, in questo caso, uno dei giocatori, chiamato l'antagonista, ha compiti leggermente diversi da quelli degli altri. Deve infatti introdurre la storia e farsi ispirare dai contributi dei giocatori per introdurre i PNG e gli avversari. L'inizio del racconto, introdotto dall'antagonista, metterà in scena gli antieroi subito dopo l'incontro con una creatura soprannaturale, che ha lasciato in loro un profondo segno di sconfitta. Da qui in poi carta bianca ai giocatori, che potranno immaginare i luoghi in cui andranno e ispirarsi l'un l'altro nella materializzazione della storia. Il gioco ha lo scopo di creare delle storie attraverso il contributo di tutti, storie in cui i protagonisti, definiti anti-eroi, in quanto spesso e volentieri saranno costretti a ricorrere alla loro indole più oscura e negativa per sopravvivere, dovranno affrontare creature e minacce sovrannaturali. Le schede dei PG sono descrittive e non implicano quindi alcun punteggio di caratteristica, come tipico di questo genere. I giocatori sono chiamati ad indicarne liberamente il background, le abilità di spicco, suddivisi tra mente, corpo, combattimento e magia, e un vizio, una sorta di debolezza a cui si è facile preda. Il tutto in modo totalmente libero, ma sempre nell'ottica di ottenere alla fine un PG credibile e coerente. Altri elementi che potranno essere aggiunti sono le fobie, che verranno introdotte dai giocatori a seconda delle vicende che il personaggio vivrà durante le sue avventure. La meccanica di gioco si basa sull'uso delle carte con i simboli di denari, spade, bastoni e coppe. Il gioco è molto libero e le uniche regole importanti sono quelle di gestione del conflitto. Quando si verificano dei momenti di scontro, il gioco prevede tre fasi che saranno affrontate ognuna giocando una carta. Nell'introduzione, i giocatori dichiarano brevemente cosa intende fare il proprio PG e giocano una carta. Chi ha giocato la carta più alta descriverà, tenendo conto di ciò che i PG hanno dichiarato prima, come si svolgerà la scena. I semi delle carte, che corrispondono ognuna ad una determinata tipologia di azione, quando in sintonia con l'azione dichiarata, forniscono la vittoria in caso di pareggio. Nella seconda fase, chiamata esecuzione, i giocatori dichiarano come reagiscono alle situazioni createsi giocando un'altra carta. Anche qui, chi ha giocato la carta più alta avrà il privilegio di raccontare come si svolgono i fatti, lasciando sempre un finale aperto per la scena successiva. E così via, fino a quando uno dei giocatori non vince almeno due fasi. A quel punto la scena del momento diventa quella conclusiva con cui si potrà dare un epilogo al conflitto. Qualora la fortuna delle carte non sia dalla loro parte, i PG potranno scegliere di cambiare il loro destino cedendo al male e dando sfogo alla propria indole corrotta, violenta e sadica. Quando lo fanno, guadagneranno punti corruzione che gli consentiranno, a seconda dell'importanza dell'avversario, di ricevere dei vantaggi o di arrivare anche a vincere automaticamente lo scontro. Se si acquisiscono troppi punti corruzione, il personaggio però è perduto e diventa un antagonista. Per guarire dalla corruzione è necessario dover affrontare le proprie fobie e debolezze, mettendo a rischio la propria persona per salvare qualcun altro. Nel mondo di Korkol è possibile usare anche la magia, i cui effetti, come sempre, sono a totale discrezione dei giocatori. Tuttavia, come la maggior parte delle cose di potere, anche questa provoca la corruzione dell'animo del personaggio, con risvolti sempre molto negativi sulla sua condotta. Il resto del manuale presenta l'ambientazione di Korkol con la sua geografia e mitologia e le più famose icone divine nordiche, tra cui Odino, Thor, Sif, Loki e altre. Come tutti i sistemi masterless, lo scopo dei miti di Korkol è quello di narrare, con il contributo di tutti, le gesta di un gruppo, in questo caso di disperati e tutt'altro che perfetti eroi, alle prese con qualcosa di più grande di loro e lo fa utilizzando meccaniche indie già collaudate in altri sistemi, ma rielaborandole e arricchendole con piccoli accorgimenti che legano meglio il gioco all'ambientazione cupa e corrotta del setting. Un sistema molto coinvolgente per chi apprezza l'improvvisazione e l'interazione tra i giocatori. Potete trovare i miti di Korkol sul nostro sito www.terradeigiochi.it.